tutti, grazie per essere venuti. Per me è sempre un po' un'emozione fare questo tipo di eventi, anche perché io non sono propriamente formata o così brava nell'essere una moderatrice di eventi, soprattutto di presentazioni di libri. L'ho fatto solo un'altra volta, è stato un orgoglio per me farlo nel primo evento in cui sono stata una moderatrice, è un orgoglio per me farlo stasera, sia per il tipo di libro che andiamo a presentare, sia perché è stato scritto da un amico e uno storico attivista della nostra regione, in generale uno storico attivista della nostra nazione, del movimento LGBT, che noi andiamo a, del quale noi andiamo a parlare stasera. Vi presenterò poi le altre persone che parleranno con noi stasera, tra cui Riccardo, ovviamente, che è lo scrittore del libro. E la presentazione di questa serata, l'introduzione di questa serata e del libro la farà Marco, che nel libro, per chi lo andrà a leggere, è il mio Marco. Una delle cose più dolci che abbia mai letto in un libro, è una delle cose che da prima continuo a ripetere perché veramente dalla misura di quanto il titolo sia veramente indice di quanto questa unione sia stata importante e di quanto sia importante una relazione d'amore così forte e così lunga. Per cui lascio la parola a Marco, che meglio di chiunque altro può introdurre questa serata. Grazie. Grazie mille alla linea. Io diciamo stasera non sono sul palco perché io sono un mero strumento, in quanto oltre ad essere il marito di Riccardo sono anche l'editore del libro, perché questo libro è nato un po' in un modo un po' particolare, in quanto sia l'autore che l'editore non hanno avuto il bisogno di darsi un appuntamento da qualche parte, perché abitando, voglio dire, sotto lo stesso tetto, allora l'idea del libro è tutta interamente di Riccardo e il libro l'ha scritto lui. Poi però quando era alla ricerca di un editore, allora a un certo punto io ho aperto il famoso cassetto dei sogni e ho ritrovato una cosa che era antica di oltre 20 anni, perché la creazione di una nuova casa editrice era una mia idea del lontano 1989, quindi ne sono passati tantissimi, e l'aprì all'epoca, pacco senza la casa editrice, non ebbe fortuna. E quindi è maturata naturalmente l'esperienza, si è aperto questo cassetto e è arrivata questa felice unione, che si sono incontrati sotto questo tetto, appunto quello che è diventato poi l'editore e l'autore, e allora è nato il libro. E che cosa dire di altro? È stato un lavoro di media durata. Io come casa editrice, e questa sera non aggiungo altro perché, ripeto, la casa editrice è uno strumento che serve per diffondere i libri. Tant'è vero che ne ho portato un po' di copie, per cui chi vuole approfittare, io adesso mi sposterò di là al tavolino, chi vuole approfittare può prenderne una copia, c'è anche lo sconto. E per quanto riguarda tutti i dettagli di che cosa si parla, delle lotte, della storia, di ciò che ha voluto mettere Riccardo dentro in questo volume, ve ne parleranno direttamente loro, e vi ringrazio. Va bene, entriamo nel vivo di questa presentazione e un po' come mia usanza vorrei cominciare con una cosa che faccio sempre quando entro in libreria e scelgo un libro. Stranamente scelgo il libro dall'ultima frase, per cui io ogni volta che devo scegliere cosa comprare vado a leggere l'ultima frase dei libri, e deve lasciarmi qualcosa, deve emozionarmi, deve significare veramente qualcosa. L'ultima frase del libro di Riccardo è questa: siate tutto ciò che desiderate per voi stessi, siate il cambiamento del vostro piccolo centimetro di vita, dove fra una ballata triste e una tarantella allegra cercherete le parole che nessuno vi ha ancora detto. Non pensate che sia impossibile, non pensatelo mai. Elevate la vostra coscienza oltre la prigione del corpo e innalzatevi all'immenso. Il resto arriverà, anzi, è già dinanzi a voi. E per me questo è il senso di quella che è la lotta, non per i diritti LGBT, perché sarebbe limitante, è la lotta per essere se stessi, è la lotta per essere liberi, è la lotta per affermare quello spazio di libertà che ognuno di noi deve avere, a prescindere da chi siamo. È la lotta che portiamo avanti ogni giorno, noi che siamo qui e credo ognuno di noi nella nostra quotidianità. Ho il piacere stasera di avere qui con me Silvio, che porta avanti con me questa lotta nel nostro piccolo come lotta LGBT oramai da 8 anni. E in questo libro si affrontano veramente un sacco di tematiche.
Come dicevo, Riccardo, nel saltellare fra uno spezzone e l'altro della sua vita, nel raccontare tutti i pezzi della sua vita, saltella negli spezzoni di quella che è la storia LGBT calabrese e in questo modo anche nei pezzetti della storia LGBT non solo calabrese ma nazionale. Quella che è la storia dei movimenti e delle lotte, ma quella che è la storia quotidiana di un ragazzo o di una ragazza che si affacciano alla conoscenza di se stesso. Tratta una serie di tematiche molto importanti e questo hanno un effetto importante non solo per chi le legge e le vive su se stesso, ma per chi non le conosce e deve in qualche modo imparare a conoscere questo mondo e ad affrontarlo insieme agli altri e a viverlo insieme agli altri. Per cui lascerei la parola a Silvio perché possa dare una sua opinione su quello che è appunto l'effetto che può avere questo tipo di tematiche su chi le vive, su quella che è la nostra lotta e su quello che è il nostro modo di vivere questa lotta insieme, perché penso che sia importante proprio questo messaggio di lotta comune e di lotta quotidiana verso il nostro momento di libertà e verso il nostro spazio di libertà che è di tutti. Buonasera a tutti e a tutte, grazie Riccardo e grazie Marco per questa bellissima iniziativa e per questo bellissimo figlio, chiamiamolo così. Allora, io ho letto due volte il libro, mi sono chiesto che cosa dirò di questo libro e che domande farò a Riccardo durante la presentazione. Voglio partire dalla parola diario. Sulla copertina c'è scritto diario LGBTQ. Il diario in realtà è un'annotazione delle nostre emozioni, di quello che succede il giorno, di quello che quando arriviamo la sera a casa, ci mettiamo in camera, chiusi, e iniziamo a pensare. E quindi nel diario annotiamo i volti delle persone che abbiamo incontrato, le emozioni che abbiamo vissuto, le paure, le incertezze e i dubbi. Quando ho letto questo libro, l'ho letto due volte, e ora vi spiego anche perché l'ho letto due volte, ho capito da subito che è un libro diario, un vero e proprio diario, perché parla di persone, parla di emozioni, parla di un percorso, parla di una vita, è la vita di Riccardo, in molti tratti è anche la mia vita, perché mi sono ritrovato anche io in molti dei capitoli. E secondo me può ritrovarsi chiunque all'interno di questa storia, perché ci sono diverse sfumature e ci sono molti colori. Ecco, immaginate perché l'ho letto due volte. Perché prima ho iniziato dalla pagina numero 1 per arrivare alla fine e l'ho letto tutto. Poi mi sono detto, perché non proviamo a leggerlo a pezzettini? Immaginatevi in un castello, state facendo una gita, vi trovate in questo castello e ci sono molte porte. Queste porte sono numerate da 1 a 50. La guida turistica di questo castello a un certo punto vi dice: siete liberi di scegliere come visitare queste porte. Potete visitarle partendo dall'1 fino al numero 30, oppure potete visitarle spezzettate, quindi decidete voi la porta che volete aprire prima. Rimarrete stupiti allo stesso modo, perché all'interno di ogni stanza troverete delle emozioni vere, dei personaggi fatti bene e delle storie vere. Ecco, la stessa cosa è stato questo libro. Ho provato le stesse emozioni sia leggendolo dalla pagina numero 1 all'ultima pagina, sia leggendolo capitolo per capitolo. Perché è stato molto bravo Riccardo in questo. Non è stato un continuo della storia, ma ha racchiuso in piccole stanze degli episodi fondamentali della vita di ogni singola persona. Quindi ringrazio Riccardo per aver creato e aver scritto questo libro e ringrazio Marco di nuovo per il suo contributo come casa editrice. Io volevo focalizzarmi su quello che è il coming out. Alla fine mi sono detto sì, parliamo di coming out con Riccardo perché Riccardo l'ha fatto molto bene all'interno del libro e perché è sempre più necessario oggi fare coming out e diventa sempre più un'azione politica. Perché parliamo di coming out? Perché ieri, è successo proprio qui in questi giorni, guardando una puntata di
L'assedio di Dario Vignardi. A un certo punto, mentre guardavo questa puntata, Elly Schlein, la vicepresidente dell'Emilia Romagna, una delle candidate più elette delle ultime elezioni regionali, mentre parlava del nonno che ha contrastato un sacco di fascisti per difendere gli ebrei, mentre faceva le sue relazioni su Salvini, su Renzi e sulle sardine, a un certo punto Daria Vignardi le chiede: sei fidanzata? E lei, in modo molto spontaneo, risponde che ha amato molti uomini, ha amato delle donne e adesso sta con una ragazza. I contenuti che ha esposto Elly quella sera durante la puntata della serie erano molto forti. Il giorno dopo, sui giornali, si parlava soltanto della sua bisessualità o del suo essere lesbica, di questo coming out indecente. Perché è un'azione politica fare coming out? Perché se ancora oggi crea scalpore dire vivo con il mio compagno, vivo con la mia compagna, siamo nel 2020, è necessario fare coming out. Ed è proprio per questo motivo che il coming out diventa un atto politico. Diventa un atto politico perché ci sono delle persone LGBT che si sentono sole, ci sono delle persone LGBT che a scuola vivono male il loro percorso scolastico, vittime di bullismo omofobico, ci sono delle persone transgender che non hanno nessun tipo di servizio all'interno della nostra terra, in Calabria, ma da quello sanitario a quello sociale. Ci sono le famiglie di queste persone transgender che non hanno nessun tipo di supporto, ci sono delle persone che muoiono e si suicidano perché non riescono a fare coming out. Parlo di coming out perché Riccardo lo affronta quattro tipi diversi di coming out all'interno del libro, o meglio, io ne ho individuati quattro, sono quelli un po' più significativi. È molto bello, a un certo punto, se a scuola sei vittima di bullismo omofobico, ci sono i tuoi compagni che magari sono vittime di bullismo omofobico, è molto bello incontrare una persona con la quale parlare, con la quale sfogarsi, con la quale piangere. Nel libro di Riccardo c'è Carmen, è una figura molto bella, è una figura fa una sospensione di giudizio incredibile, ed è una figura che accoglie un coming out quasi nascosto, quasi non detto. È una figura molto commovente perché alla fine prende il posto di il posto delle persone che realmente ami, quindi prende il posto di una madre, prende il posto di una migliore amica, prende il posto di un fratello o di una sorella. Ecco, con Carmen non c'è stato bisogno di dire io sono gay. Carmen lo ha capito, Carmen lo ha abbracciato, c'è stata questa esplosione di pianto e Carmen lo ha confortato. Gli ha detto: non sei una persona malata, non sei una persona negativa, sicuramente troverai anche tu l'amore. Posso? Un giorno, dopo l'ennesima battuta omofoba sentita a scuola, le volli raccontare l'accaduto e dopo aver detto mi sentivo sbagliato, scoppiai a piangere. Le dissi: io sono come dicono loro, faccio schifo. E lei, abbracciandomi forte, mi disse: ma cosa stai dicendo? Tu sei perfetto, non hai niente di sbagliato, sei la cosa più bella e vera che ti potesse capitare, non dimenticarlo mai. Mi sento solo, con un filo di voce rotto dal pianto, e lei più come una madre che un'amica. Una madre che tutto comprende, disse: l'amore lo troverai certamente, un'anima bella come te non può che incontrarlo. Ecco, questa non è finzione, non è, questo è quello che realmente succede. Succede veramente che a scuola incontri delle persone che ti chiamano frocio, ti chiamano ricchione, ti legano alla sedia, ti chiudono in bagno, ti legano al cancello, ti sputano addosso, ti attaccano gli assorbenti allo zaino, ed è quello che è successo al sottoscritto. Arrivi a casa e ti senti veramente uno schifo. Ti autoconvinci di essere sbagliato. E queste cose non dovrebbero succedere in una società che diventa sempre più civile, in una società che si evolve come si è evoluto il nostro territorio fino ad oggi. L'altro coming out è molto bello, racconta la storia di Marcello, che a un certo punto diventa Marcella. Le persone transgender fanno diversi coming out nel loro percorso, e sono i coming out probabilmente più difficili e probabilmente più dolorosi.
sono i coming out, sono quelli strani, perché non solo devi fare coming out con te stesso una, due, tre, quattro, cinque volte, ma devi essere in grado, devi avere la pazienza, la costanza, la tenacia, la forza, la determinazione di spiegare alle persone che ami quello che realmente sta succedendo. Devi far capire che sta parlando la tua anima, che si trova in un corpo sbagliato, che non è il tuo. Devi iniziare un percorso che diventa interminabile ed infinito per realizzare veramente te stesso. Ecco, qui avevo, mi è piaciuto moltissimo il messaggio che ha ricevuto poi Riccardo da Marcella, ma vorrei sottolineare quello che hanno detto i genitori. A un certo punto i genitori di Marcella, li ho incontrati qualche anno fa, e mi hanno raccontato di aver ritrovato una figlia e che la sua felicità è tutto per loro. Ecco, per arrivare a questo, sicuramente c'è dietro un cammino abbastanza faticoso. Il testo del messaggio invece che ha ricevuto Riccardo è: grazie, semplicemente, infinitamente grazie per aver squarciato il velo, portato la luce, perché hai detto tu, Riccardo, niente accade per caso. E voi attivisti, ignoti, con i volti di chi non perde la speranza, quel giorno mi avete aperto un mondo. E qui c'è la bellezza di essere attivista, la bellezza di essere inclusivi, perché non tutti gli attivisti sono attivisti perfetti. Ci sono attivisti che ti fanno sentire fuori luogo, ci sono degli attivisti omosessuali che discriminano le persone transgender, ci sono degli attivisti omosessuali che tendono a isolare le lesbiche, ci sono delle attiviste lesbiche che magari lottano soltanto per quelli che sono i temi legati al loro orientamento sessuale. E la differenza di coming out e outing la nomina anche Riccardo. Noi parliamo di coming out. Che cos'è il coming out? E qui poi mi avvio verso la conclusione, se non vi rubo troppo tempo. Che cos'è il coming out? Noi parliamo di coming out, ma probabilmente ancora non sappiamo il significato di questo termine. Significa venire fuori. Io quando parlo di coming out, inizio a parlare dal coming out che facciamo noi stessi, con noi stessi. Prima di parlare con i miei genitori, prima di parlare con i miei amici, prima di parlare con chiunque, io mi sono dovuto guardare allo specchio e mi sono detto: sì, ok Silvio, sei una persona omosessuale, adesso devi iniziare a vivere la tua vita, non puoi chiuderti in una scatola, non puoi nasconderti. E lì inizi ad acquisire le competenze e le consapevolezze giuste per poter spiegare, perché noi ancora dobbiamo spiegare quello che in realtà è il nostro percorso di vita su questa terra. Alla fine fare coming out significa: sono omosessuale, non sono malato, fai attenzione. Significa: sono omosessuale, sì, però posso avere una vita. Invece no. Dovrebbe essere la cosa più naturale e più spontanea di questo mondo, come è stato il coming out del nostro, ormai è il nostro, non è più il tuo, come è stato il coming out del nostro Marco, che è molto vicino al mio, quindi per questo mi sento molto fortunato. Il fatto di dire a un certo punto ai miei genitori: ho un compagno, andiamo a convivere, e i miei genitori sono stati lì, hanno condiviso, non da subito ovviamente, perché c'è stato un momento in cui hanno dovuto prendere anche loro, soprattutto mio papà, acquisire le giuste conoscenze di quello a cui stavano andando incontro, però è stato molto semplice. Però ci sono dei coming out con dei genitori molto difficili, che sono quelli che nomina anche Riccardo all'interno del libro. Ci sono molti amici nostri che sono stati cacciati di casa, molte amiche cacciate di casa, ci sono molte donne transgender e transessuali che sono costrette dopo il loro coming out a prostituirsi perché non riescono a vivere da un punto di vista sociale e lavorativa le loro vite. Ecco l'importanza del coming out. Non è solo io sono gay, io sono lesbica. Dietro al coming out ti si apre un mondo, perché è da quel momento che tu inizi a vivere la tua vita. Non l'hai vissuta prima, perché hai vissuto un'identità finta, l'hai nascosta. Inizi a viverla dopo e dipende tutto da quel momento. Perché? Perché se ti cacciano di casa, ovviamente la tua vita prende una piega.
Se invece riesci a vivere con i tuoi genitori, con il sostegno dei tuoi nonni, dei tuoi zii, dei tuoi fratelli, dei tuoi amici, dei tuoi cugini, la tua vita prende tutto altro piede. Hai comunque la possibilità di costruirti. E hai comunque la possibilità di creare quello che devi creare, quello che ci è stato assegnato. Ecco, l'altro coming out era appunto quello di Marco. E mi sono ricollegato a Eilish Lane, perché? Perché è importantissimo oggi che i personaggi pubblici prendano una posizione. È importantissimo che oggi le persone che hanno una visibilità diversa rispetto a quella comunità LGBT che vuole rimanere tranquilla, che si vuole nascondere, che non vuole parlare della sua omosessualità, è importantissimo che scendano in piazza e urlano il loro coming out per far sentire che ci siamo, che lotteremo, che siamo una grande famiglia e che anche gli episodi negativi man mano possiamo costruirli, possiamo modificarli, possiamo cambiarli in episodi positivi. Questo libro ne è la dimostrazione. Una persona gay, all'interno di questo libro lo capirete, impara a sentire il sapore di uno schiaffo, così come impara ad apprezzare la bellezza di una carezza, perché è un percorso abbastanza faticoso. Lo è anche per me, che sono comunque un ragazzo ormai con una vita, con un lavoro, con una famiglia. Quando vado a fare la spesa il giorno e magari c'è la fila dietro alla cassa al supermercato che mi fa il sorrisino perché capisce che sono gay, riesco a reagire. Però ci ti rimane sempre quell'amore in bocca, perché sei consapevole e convinta del fatto che se al tuo posto tuo ci fosse stata una persona non dichiarata, una persona meno forte di te, una persona meno coraggiosa, cosa avrebbe fatto e cosa farà quella persona quando torna a casa? Mi avvio alla fine dicendo, ovviamente Lavinia mi ha quasi rubato un pezzo della mia conclusione, però concludo il mio intervento con una frase del libro che precede la frase che ha letto la Lavinia. Così il finale ve l'abbiamo pulito, cioè nel senso, l'ultima pagina potete... Mi riscopro innamorato dell'idea che ci possa sempre rialzare, reinventare e stupire. Per un tramonto sul mare o un cielo stellato in alta montagna. Nel mio disordine mentale, nel caos creativo dove come magma la mia eternità partorisce continuamente speranza, non posso fermarmi. Ripeto a me stesso, c'è qualcosa che mi aspetta, qualcosa che devo ancora fare e qualcosa che devo ancora capire. Ecco, non possiamo fermarci, dobbiamo andare avanti insieme. Grazie. Grazie. Grazie Silvio. E io proseguirei in questo momento con Francesco. Con Francesco ci conosciamo bene da tanto tempo, abbiamo avuto modo di collaborare in tanti eventi politici e non, culturali, sociali, di impegno. Oggi è qui con noi come Consiglio Nazionale dei Giovani e credo che abbia una forte importanza, una rappresentanza di un'associazione che va a rappresentare i giovani nell'interlocuzione con le istituzioni e in generale come rappresentanza proprio di quelle che sono le istanze dei giovani, con un libro che va proprio a raccontare quello che è un percorso che va assolutamente a impattare sulla vita dei giovani ancora adesso nel 2020 e che va a raccontare quelle che sono cose che capitano ancora adesso e che hanno un'attenzione assolutamente molto bassa. Silvio ne citava qualcuna prima, il bullismo, il cyberbullismo, che più passano gli anni più vanno invece che a diminuire ad aumentare e ad assumere tutto un aspetto nuovo e a raccogliere tutta una serie di nuovi metodi paradossalmente per far del male alle persone, mentre la società continua ad avere il paraocchi su quelli che sono gli effetti, su quelli che sono i metodi, su quelle che sono le ferite che le persone si portano addosso. Così come si ha il paraocchi su quelli che possono essere gli effetti delle più stupide battute ai più stupidi gesti sulle persone che sono attorno a noi. Silvio, giusta distinzione,
Noi che siamo attivisti, noi che in qualche modo abbiamo il privilegio, perché è un privilegio, di poter in qualche modo affrontare tutto ciò che ci avviene attorno con una forza di spirito e d'animo, un coraggio, fra virgolette, perché non è coraggio, ma è una fortuna, ripeto, è un privilegio, di poter reagire, di poter affrontare queste cose con una resistenza in più. Nel momento in cui lo fai, ti senti quasi in colpa nel pensare che nel 90% dei casi non capiterà una persona con la tua stessa, col tuo stesso background, con le stesse persone attorno, con le stesse associazioni attorno, con la stessa resistenza, ma magari un ragazzino di 16 anni che in classe sentirà fare delle battute sul ricchione o quanto sei femminuccia o sembri una ragazzina e non riuscirà mai a sentirsi abbastanza forte da fare quel famoso coming out che gli dia quella libertà di cui parlavamo prima. E per cui parlare di questi temi secondo me diventa sempre più importante proprio per dare quella forza ai giovani, per comprendere che questo percorso non ti fa essere solo, non sei mai solo, non sei un unicorno in mezzo al mare, per quanto gli unicorni ci piacciono, ma non sei un unicorno. Riccardo in questo libro lo dice più volte: mi sentivo solo, ho scoperto di non essere solo, per anni ho pensato di essere solo. Questa è una cosa che ha accomunato tante persone. E la scoperta di non essere gli unici, di non essere quella macchia scura in mezzo a un candore della neve in mezzo alla montagna, è qualcosa che sconvolge e che ribalta tutto il modo di vivere la propria vita. E l'importanza di libri come questo, di attività come queste, di eventi come queste, è proprio quella di dare quello spiraglio in mezzo a questo candore fittizio. Per cui lascio la parola a Francesco perché possa proprio dare la prospettiva dei giovani che possono andare a raccogliere quello che è l'impatto di questo libro e di queste iniziative. Grazie a tutti, grazie a Lavinia, grazie a Silvio, grazie a Riccardo e a Marco che mi danno l'occasione di fare una cosa che non ho mai fatto, cioè parlare di un libro, sebbene io sia uno che legge molto, e di parlarne da un punto di vista biografico vorrei farlo, perché io leggendo questo libro ho avuto modo di ritrovare tante delle cose che io del mio percorso sia politico, a parte la questione di come Riccardo parli dell'amore, perché vi consiglio di soffermarvi quando lo leggerete su questo punto in particolare, perché ci sono veramente poche persone che hanno una concezione dell'amore così profonda e una considerazione della fragilità dell'amore e la capacità di conservarlo così a lungo e così in maniera protetta, è veramente illuminante. E mentre invece insomma la mia chiave di lettura, anche perché parlo qui come Consiglio Nazionale dei Giovani, è stata quella dell'attivismo politico, che è la cosa che ci accomuna, nel senso che tra l'altro io diciamo simpatizzo molto per i radicali come partito politico, per il loro modo che hanno di leggere la realtà e ascoltare sempre tutti indistintamente senza mai censurare le opinioni altrui. Io devo dire che a differenza di alcune cose successe al liceo a Riccardo, la mia attività diciamo, politica iniziata al liceo è stata molto improntata sulla questione dei diritti, perché noi siamo stati fortunati, io vedo qui tanti ragazzi che erano con me in classe al liceo, noi abbiamo vissuto il liceo e quindi l'attività politica al liceo in un momento fortunato in cui tra l'altro c'eravamo candidati in un liceo di destra, fortemente di destra, riuscendo a vincere quelle competizioni e riportare quel liceo a sinistra. Noi andavamo, mi ricordo la manifestazione più importante che facemmo, quella perché non si poteva proiettare la maleducazione a Cosenza, era motivo poi di dibattito in classe, in famiglia, a scuola, con i nostri amici, e lì noi come giovani spiegavamo ai nostri coetanei, cioè noi come coetanei spiegavamo agli adulti, ai professori e ai genitori, ma guardate che il mondo da cui state cercando di proteggerci come giovani non esiste più, noi avevamo la convinzione che ormai il mondo andava da un'altra parte, che tu non dovevi più spiegare agli altri se stavi con un ragazzo, una ragazza, se eri una persona transessuale, perché il mondo ormai aveva preso la direzione giusta. Poi successe che cominciarono i governi di destra, diciamo Forza Italia si trasformò da partito erede dei socialisti a partito della destra moderata e poi quindi conservatrice, per cui ci trovavamo a manifestare per i diritti civili. Fu l'epoca poi dei Pax e dei Dico, e
noi però ci credevamo, e ho avuto la, interrompendo la mia attività politica poi quando ho fatto università, ho avuto la sensazione che noi a quegli obiettivi come generazione potevamo arrivarci. A quel punto, tra l'altro, io mi ricordo un fatto molto preciso che poi ho ritrovato in un collettivo della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, che era la mia università, che era questa cosa che si faceva in quel collettivo, che i ragazzi etero, per dimostrare che fossero, mentalmente aperti, baciassero pubblicamente altri ragazzi etero davanti a tutti. Questa cosa, no, devo dire, vi racconto questo aneddoto, a Cosenza lo facevamo già sulle scale di Piazza 11, i ragazzi del liceo, per dimostrare la stessa cosa, senza sapere che era un atto politico, cioè inconsapevolmente facevamo una cosa che poi in realtà era un atto politico, cioè dimostrare che un ragazzo etero dimostrasse un altro ragazzo etero che rimaneva etero uguale baciando un altro suo amico. È successo a molti di noi. A questo punto ho avuto, diciamo, la fortuna di svolgere il mio primo lavoro come collaboratore parlamentare alla Camera dei Deputati nella 17ª legislatura, che per me rimane finora l'unica, la legislatura dei diritti. Cioè lì c'è stato un tentativo di allargare la platea dei diritti, cioè di non dover più contare quanti erano i diritti, ma semplicemente andare a riconoscere dove si trovavano e tirarli fuori. Accadde per l'eutanasia, per il testamento biologico, per il dopo di noi, ci fu un tentativo di legalizzazione cannabis, comunque arrivammo alla legalizzazione della terapeutica, e anche per i diritti civili ci fu una cosa che secondo me fu importante, cioè quella che per la prima volta si mise al governo la fiducia su un testo di legge che per disciplina, diciamo, di partito poteva causare la caduta del governo, e qualcuno disse no, questa cosa la facciamo ugualmente anche se cade il governo, costringendo poi i partiti di destra a, scusate se faccio questa distinzione, però io mi sento una persona di sinistra e ci tengo a sottolineare, meno male, quando, bravo, bravo. Quando stiamo migliorando certe bravo, distinzioni bravo. A quel punto poi ci vediamo fuori la persino persino io. Che col fuori ci stava, sì, che bravo, col fuori ci sta bene. Guarda, l'ho pensato pure io, ma noi lesbiche siamo terribili. Tra l'altro, in quel momento dove appunto sembrava che le cose stessero, diciamo, migliorando per la comunità LGBT, allo stesso tempo ci fu una recrudescenza. C'è stata, la sappiamo tutti, una recrudescenza di alcuni tentativi di rifascistizzare il paese, però in contemporanea ci fu a Cosenza il Pride. Io mi ricordo che all'epoca noi eravamo giovani democratici, collaborammo col Pride facendo l'evento sostenere la legge sulla transfobia, che purtroppo poi non fu approvata, che rimane secondo me, insieme a quella sull'equilibrio di genere, una grossa macchia purtroppo di questi 5 anni di sinistra della regione. Ci provammo, facemmo questo evento, fu molto bello, anche quello fu un momento di grande speranza per la città, nonostante il comune di Cosenza non avesse dato il patrocinio al Gay Pride quell'anno. E poi, da come contraltare, ci fu la questione di Ricati, dei due ragazzi che furono allontanati da una struttura ricettiva perché gay. E in quel momento la Calabria reagì organizzando una grande manifestazione che fu omofobia del mio stivale, per dimostrare al resto d'Italia che non era una regione omofoba la Calabria. In quel momento, secondo me, ci fu successa una cosa, cioè per una volta davanti all'Italia intera due persone che erano state discriminate non dovettero lavarsi i panni a causa della discriminazione. Cioè non accadde che, perché come spesso accade, questo tipo di discriminazione diventa quasi un'onta per chi la subisce ed è disdicevole quasi raccontarlo, e quindi si tende a nasconderlo. Ma lì fu una comunità che si esse a difesa di, lavando i panni pubblicamente, i panni sporchi della persona che aveva trattato in maniera omofoba i due ragazzi. E quello secondo me fu un momento di riscatto e anche di cambio di prospettiva culturale per la Calabria. Io l'ho percepito così quel giorno a Ricati. Ora, io ripeto, sono stato fortunato in quel periodo perché noi, come eravamo alla Camera il giorno dell'approvazione delle unioni civili, noi eravamo nel transatlantico a cucire le coccarde che poi i deputati indossarono durante l'approvazione, e mi ricordo che in quel momento storico, quando fu approvata la legge, i primi articoli che uscirono nelle testate del Sud
giornalistiche curano sì tante bene le unioni civili, ma dopo un mese è scarso il livello di il numero di unioni civili assunto, come se fosse il numero a contare, come se di solito, cioè, noi dovremmo sapere che quando anche un solo diritto di una sola persona è calpestato, tutti i diritti sono calpestati in quel momento, però persino i giornali dicevano ma forse allora non serviva nulla, forse bastava quello che c'era. Ora ovviamente siamo ancora lontani dall'ottenere la pienezza dei diritti, non c'è ancora il matrimonio egualitario, anche lì devo dire il PD, perché stava nel PS, nel Partito Socialista Europeo, svolse un ruolo, perché nel 2015, quindi l'anno prima dell'approvazione delle unioni civili, riuscì il Parlamento europeo a fare quella indicazione a tutti gli stati di trovare uno strumento giuridico che equiparasse il matrimonio. Ci fu fatto un lavoro. In quel momento la politica si dimostrò quasi all'altezza del suo compito. Ecco, se il numero di unioni civili non era abbastanza, questo fu l'argomento, diciamo, questo dimostra invece, secondo me, quanto ancora ci sia da lavorare affinché appunto i coming out siano un atto normale, non siano più normale nel senso di facile, cioè non più una cosa che tu debba raccontare, semplicemente il fatto che tu a un certo punto racconti che puoi essere non solo quello che vuoi, ma quello che sei, come dici tu alla fine del libro, no? Fai vedere da te stesso. E tra l'altro, fra i bellissimi esempi di racconti personali citati nel libro, in cui alcuni mi sono ritrovato, come la prima volta che sei andato a ballare a Roma, la prima persona con cui hai parlato, che tra l'altro è stata anche la prima persona con cui ho parlato, anche se abbiamo avuto sì un burrascoso trascorso. E poi ci sono due esempi, secondo me, nel libro, di persone che sono i due poli opposti dell'attività politica fatta nel più alto senso del termine, cioè trasformando poi la propria vita in un atto politico, che sono il tuo amico Fabio, il cavaliere arcobaleno, in questo capitolo dolcissimo che racconta di questo ragazzo gay e affetto da distrofia muscolare, che a un certo punto fa del proprio corpo un manifesto posando nudo per la campagna che si chiamava Dai corpo ai tuoi diritti, bellissimo, che era un ragazzo di Cetraro, purtroppo non c'è più, è il regista, si chiama, tu dici quello dell'aereo. Sì, dell'aereo dell'11 settembre, perché io l'ho scoperto leggendo il libro, non lo sapevo, che è l'aereo che si schiantò in Pennsylvania, che non colpì il Pentagono. Sì. Quell'aereo fu, diciamo, i dirottatori furono dirottati a far schiantare l'aereo per una sommossa interna dei passeggeri provocata da questo regista che è dichiarato, che poi divenne il simbolo, un simbolo, perché gli fu dedicato un memoriale rispetto al fatto che non anche una persona che normalmente viene inquadrata in un certo tipo di stereotipo poi cambia la storia in questo modo, come si dice, no? Tanti santi ed eroi sono gay, come dice. Era una delle mie canzoni preferite. Ho tanti eroi gay. Ho tanti eroi gay. Tanti eroi, sì. Quindi io, rileggendo questo libro, se voi lo leggerete, ho ripercorso quindi tutto gli anni di libertà e di manifestazione del liceo, gli anni di consapevolezza dell'università, gli anni dei diritti, dell'inverarsi dei diritti attraverso le leggi, perché poi senza quello noi non possiamo dire di avere diritti, finché a un certo punto, quando sono stato eletto al Consiglio Nazionale dei Giovani, che è questo organismo che si occupa di dare un parere sulle politiche giovanili al governo, quindi è un organo consultivo del governo, sono andato a informarmi di quale fosse l'attività che il Consiglio aveva intenzione di svolgere sulla questione dei diritti, e nel loro, diciamo, i frameworks che loro indicavano, nei loro frameworks c'era questo, che secondo me è il punto d'incontro proprio con questo libro, cioè la lotta a ogni forma di discriminazione omotransfobica, soprattutto nei luoghi più sensibili, che sono appunto quelli della pubblica amministrazione, la scuola, la sanità, che sono quelli dove tu sei indifeso rispetto allo Stato e dove, se non si fa un'adeguata campagna di informazione agli operatori sanitari, scolastici e della pubblica amministrazione, ci sarà una specie di
anche se non formalmente un pregiudizio all'origine in ogni attività. Questa è una questione che il Consiglio Nazionale dei Giovani ha deciso di assumere, facendo anche nello scrivere le leggi tenere conto di nella costruzione anche degli atti amministrativi di eliminare questa forma di pregiudizio non voluto all'origine, che sta anche per esempio nelle richieste di riformulazione e di attualizzazione della legge 164. Soprattutto, secondo me, questo diario che tu scrivi, che è un diario di vita ma anche di lotta politica, potrebbe essere un soggetto, diciamo, politico, proprio il libro, da dare nelle scuole, da utilizzare in questa campagna che il Consiglio vorrebbe iniziare, per poter essere la pietra d'inciampo su cui iniziare una discussione nei luoghi dove la consapevolezza ancora si sta formando. Uno strumento sociale, sì, perché a parte la cosa incredibile che riuscire a mettere la propria vita per iscritto, che è una grande operazione, no? di ingegno, di consapevolezza, ma anche per rivedersi, no? Fissare alcune cose che altrimenti sarebbero perdute e dare l'occasione agli altri di rivedersi, come è successo a noi in queste parole. Quindi io consiglio, do il mio impegno come Consiglio Nazionale dei Giovani a fare questa cosa che stiamo dicendo. Consiglio a tutti di leggere il libro, perché c'è un racconto diverso della Calabria, c'è una Calabria che non si arrende, che decide di farcela, che appunto dimostra che si può essere se stessi ovunque, ma non bisogna andare alla ricerca di questo essere se stessi, lo devi trovare soprattutto nel posto dove decidi di essere, di vivere. Per cui grazie Riccardo per questo regalo che ci hai. Ho lasciato il meglio per ultimo, ovviamente, cioè Riccardo, quindi lo scrittore del libro, volutamente, perché ho pensato che prima di arrivare al momento delle domande fosse bello farlo parlare e veramente entrare nella dinamica del libro, nel far parlare chi veramente l'ha scritto e potesse raccontarci cosa ci sta dietro queste pagine che raccontano la sua vita. E volevo solo dire una cosa, cioè quanto veramente sia stato bello poter... quanto sia bello vedere quanto ognuno di noi possa in qualche modo trovare qualcosa che riesca ad emozionarlo e a farlo riconoscere in questo libro. È un po' forse ovvio e scontato che in qualche modo io o Silvio ci riconosciamo in questo libro, perché riconosci delle parti della tua vita, dalle difficoltà alla lotta, ma per quanto sia scontato è veramente... è emozionante, è bello, riconosci l'emozione del primo incontro con un'associazione di lotta LGBT, riconosci l'emozione negativa del primo insulto che hai ricevuto, la difficoltà del coming out, e questo ti tocca. Ma è bello vedere come riesca a far entrare l'empatia, a toccare chi queste esperienze non le ha vissute, ma in qualche modo riesce a trasporle sulla sua vita e in qualche modo a vederci qualcosa di suo dentro, perché è questo che deve riuscire a fare un libro, a raccontarsi e a raccontarti pur non essendo esattamente la tua vita. E, mi piaceva solo dire quello che è stato il personaggio che a me ha toccato di più e che ho trovato uno dei personaggi più dolci di questo libro, perché nel suo passaggio delicato nel libro però ha dato secondo me uno dei messaggi più importanti. Perché a volte sono le persone che fanno un gesto che sembra nulla a fare veramente tanto. Molti di noi passano la vita a subire, come dicevamo, insulti, discriminazioni, a lottare contro questo tipo di cose. E si pensa che debbano essere fatti grandi gesti perché si possa intervenire. Nella realtà a volte basta nulla. Basta una parola, basta una carezza, basta un intervento in una discussione nella quale pensi di non essere chiamato in causa. Basta un non nulla per dare quel sostegno morale, psicologico e emotivo alle persone, che è quasi tutto. E nel libro c'è il signor Molinaro, un uomo fantastico che nella sua semplicità, nel suo intervenire in una discussione in cui era nulla, nel suo intervenire nei soliti discorsi da questi froci fanno schifo perché fanno il pride, ha capito che le parole buttate lì quando nemmeno le stai rivolgendo a nessuno
ed è questo quello che dicevo prima, a volte non ci pensiamo nemmeno, ma possono toccare chi è intorno a noi, del quale non sappiamo nulla. Per cui in quel caso toccavano un ragazzo fermo in quel negozio e lui ha detto qualcosa, e questo qualcosa ha cambiato la vita di questo ragazzo che è andato al suo primo Pride, e lì ha scoperto il mondo. E il mondo ti cambia tutto quando vedi persone che marciano orgogliose per ciò che sono e per chi sono. E nel conoscere questo personaggio, Riccardo dice una cosa bellissima, cioè che dopo aver fatto le foto a questo bellissimo Pride, avrei voluto regalargliele e dirgli che l'orgoglio era anche e soprattutto quello di non abbassare la testa per stare in silenzio, ma difendere i diritti di tutti nella vita quotidiana. Non importa ciò che sei, la tua appartenenza, il colore della pelle o qualsiasi altra variante. Per difendere un ideale bisogna unicamente desiderare con forza un mondo più giusto dove tutti possano sentirsi accolti per come sono. Lui che era sempre lì per ricordarci che se cerchi qualcosa, non importa il caos intorno a te, alla fine se ci credi davvero lo trovi sempre. Ed è questo quello che tutti devono imparare intorno a noi, che è difendere i diritti degli altri, chiunque essi siano. Col minimo gesto può davvero cambiare la vita di tutti. Quindi con questo lascerei la parola a Riccardo. Mi avete distrutto, nel senso che mi avete fatto tornare indietro, perché ogni volta che rileggo il libro o attraverso anche gli altri ti tocca. Io ringrazio Francesco, ringrazio Lavinia, ringrazio Silvio. E quando Silvio parlava del coming out, io sono contento di vedere questa sera in sala una persona che per me è speciale, e sono contento che c'è Mario. Io ti ringrazio davvero, perché ci tengo tanto, perché io penso questo, che ci sono tanti modi di essere nella vita di tutti i giorni. Silvio ha detto questo. Silvio ha detto il coming out è un qualcosa di difficile, però di necessario. Quando si parla dei Pride, per esempio, io dico quello che ho sempre sentito dire, che il Pride tu lo fai tutti i giorni. Cioè ogni giorno è un Pride per noi, perché ogni giorno dobbiamo affrontare la nostra vita. E secondo me, io adesso non voglio fare una distinzione tra le persone gay e le persone trans, le persone che fanno il Pride tutti i giorni e che hanno veramente, veramente coraggio sono le persone trans. Bravo. Molto più delle persone gay. Sì, perché non solo devono combattere contro lo stigma della società per il lavoro, piuttosto che per i commenti, ma già vivono una battaglia dentro. Quindi immaginatevi di dover a testa alta, perché a testa alta, tutti i giorni dire io sono me stessa. Ed è la cosa più bella, perché poi quando arrivi all'obiettivo ti guardi allo specchio e dici ce l'ho fatta. Sono come volevo essere, ed è la cosa più importante. Io penso che ognuno di noi fa un percorso, questo è un diario, il diario è un percorso, ci sono momenti leggeri, momenti più pesanti, però sono stati gli incontri che mi hanno caratterizzato. Tu adesso hai parlato per esempio del signor Molinaro, c'è una frase famosa del film, un tram che si chiama Desiderio, citata da Blanche e poi anche citata nel film Tutto su mia madre, che dice confido nella bontà degli sconosciuti, e gli incontri che a volte sembrano casuali invece sono incontri, io dico, mandati dall'universo, mandati da qualcuno, che dovevamo fare. Anche essere qua stasera è la stessa cosa, cioè ci stiamo incontrando, ci stiamo raccontando, ognuno ha raccontato quello che ha provato quando ha letto il mio diario, che poi è il diario di Silvio, il diario di Lavinia, il diario di Mario, il diario di Francesco, può essere il diario di chiunque, perché io racconto semplicemente quello che ho visto con i miei occhi e con il mio cuore. Racconto dell'amore che ho provato e che provo per Marco, che è qualcosa che dura da più di 20 anni, ma perché quando tu trovi la persona giusta ti riconosci. Ci sono, ovviamente ogni tanto si litiga, che quello ci può stare, nel senso 5 minuti dura, però quello è ma chi c'è? Io cioè, lui è tosto. Però è un orsacchiotto, quindi The Pooh, se lo guardate bene, quindi The Pooh. Comunque è importante, secondo me, cercare, continuare a cercare, perché è la ricerca che noi facciamo, alla fine l'ha detto, da attivisti. Quando
io l'ho sentito e la paura era questa 20 anni fa, ma è ancora oggi. Quando tu senti, magari, non lo so, qualcuno che racconta una barzelletta sui gay, quando senti qualcuno che al TG dice, riferendosi a una persona che sta facendo un percorso di transizione M2F, dice il trans invece di dire la trans, quello è aberrante, perché ci vorrebbe cultura per i giornalisti, per le persone che comunque fanno comunicazione. Quello mi fa schifo quando lo sento e lo dirò sempre, come mi fa anche schifo effettivamente i commenti che ho sentito da alcuni. Perché gli insegnanti dovrebbero insegnare prima di tutto l'educazione all'uguaglianza e non alla tolleranza, che parola che aborro. La tolleranza è un'altra parola che mi fa schifo, cioè l'uguaglianza di essere un mondo bello e vario. Le rose arcobaleno che abbiamo scelto, i colori dell'arcobaleno sono belli per questo, perché coinvolgono tutti i colori. Io non mi vedrei in un mondo bianco e nero, non mi ci vedrei mai. E poi anche il riflesso della neve che tu richiami, quando c'è la luce, comunque rimanda all'arcobaleno, quindi l'arcobaleno lo trovi dovunque ed è la cosa più bella. Quindi io penso questo, che il fatto di decidere di scrivere un libro che racconti qualche cosa è importante, perché ognuno di noi ha qualcosa da raccontare. Il fatto che Leo Sarcighei, io questo dicevo prima a una ragazza, alla giornalista che prima mi stava intervistando lì, dicevo questo, ed è importante, perché io mi sentivo solo. Invece la cosa fondamentale è sapere che in un territorio come Cosenza ci sia un punto di riferimento come Leo Sarcighei, che io ho visto nascere, poi ho visto evolvere e ancora c'è. Cioè, ragazzi, dopo 20 anni ancora c'è, ed è la cosa più importante. Quest'anno ci sarà il Pride qua a Cosenza di nuovo, cioè una cosa per me meravigliosa, perché vedere la prima volta quando ci fu il Pride qua era veramente un'ondata di colore. Ma qual è l'ondata di colore? Questo magari ce lo diciamo noi perché facciamo attivismo da anni, e vedere le persone con i bambini sui balconi, le persone che ti sostenevano. La politica non è mai stata pronta, invece le persone, quelle vicine, le famiglie, sono sempre state più avanti, perché ci hanno sempre dimostrato che ci hanno sempre voluto bene. Ognuno di noi ha una famiglia, certo ci sono state le famiglie che hanno inizialmente non capito, perché come la famiglia, come la mia famiglia, per esempio mio padre inizialmente non l'ha accettato, però poi dopo, quando ho visto che la storia con me, Marco, era una storia che durava, allora non che si è rassegnato, si è convinto che anche il nostro è amore. E ogni genitore, da madre, da padre, alla fine si convince se vede che la quotidianità, che diceva Lavinia parlando, e anche Silvio parlando, dei personaggi pubblici, io penso a Tiziano Ferro e penso a tanti altri che pubblicamente ormai non dicono nemmeno sono gay, vivono naturalmente il proprio essere. Cioè, io spero che un giorno non ci sia nemmeno bisogno di, lo dico sempre, definire LGBTQ, asterisco, eccetera, eccetera. Ognuno è libero di essere felice con chi vuole, come vuole, vestirsi come gli pare. Vogliamo parlare anche delle discriminazioni che ci sono all'interno anche della comunità LGBT, per le persone effeminate, cosiddette, quelle che si vedono, quelle mascoline. Cioè, ragazzi, tutti noi dobbiamo imparare, secondo me, un uno dall'altro, e la cosa bella è questa, che abbiamo la possibilità di farlo ogni giorno. Io sto imparando anche a confrontarmi, girando per le presentazioni, che le domande che ti vengono fatte sono domande semplici, sono domande alle volte che possono apparire scontate a noi e non scontate dall'altra parte. Perché quello che per noi è sofferenza, dall'altra parte alle volte è dubbio. Io penso a mio papà non c'è più da poco, e quando ripenso che però il giorno dell'Unione Civile, il 27 maggio del 2017, ho avuto la fortuna di avere tutte le famiglie vicino a me in un grasso grosso matrimonio calabrese, così come lo definisco, per me è meraviglioso, perché vedo che le persone sono sempre state pronte ad avere acquisito dei diritti. Cioè, io vado per il matrimonio egualitario. Cioè, io non, per me questa è semplicemente una bandierina, però penso alle famiglie arcobaleno,
penso a rivedere anche le leggi che diciamo facilitano ancora di più il percorso di transizione, perché dovrebbe essere totalmente gratuito, non dovrebbe essere bloccato, ci vogliono più sportelli di ascolto. Cioè, io mi auspico che un governo, perché le associazioni da sole non possono farcela, possano stanziare dei fondi, perché questo è un aiuto che tu dai alle generazioni contro il bullismo che richiamava Silvio, perché il bullismo non è soltanto il bullismo della persona gay, ma della persona che per esempio decide di lasciarsi andare con l'anoressia, oppure quello che decide di togliersi la vita, perché io lo leggevo oggi di un ragazzino che è bullizzato perché è affetto da nanismo. Ragazzi, cioè noi quello che dobbiamo continuare a fare, che fortunatamente Leo Sarcigay ha sempre fatto, è andare in giro a divulgare il verbo, un po' come facevano gli apostoli, adesso se volessimo essere un po' estremisti, però dai, d'altro canto si può fare. Noi cerchiamo in maniera molto semplice di parlare, di dialogare con le persone, e penso che alla fine non ci è voluto tanto scrivere il libro, perché per me sono stati dei ricordi che avevo sempre messo insieme. Io ancora oggi scrivo il diario, non potevo mettere 40 anni, altrimenti sarebbero venuti vari tomi, ho cercato di ridurre, però ci sono stati degli incontri importanti. Francesco parlava per esempio dell'incontro con Fabio, il ragazzo disabile che era affetto da distrofia muscolare e che avrebbe partecipato alle nostre nozze se fosse riuscito ad arrivarci. Lui era amante per esempio della comunità orsa, perché esistono le persone in carne, come la bellissima Lavinia. Non l'ho pagato prima. Assolutamente. Dai, io questo penso che comunque parlare della comunità LGBT significhi parlare di tutti, perché noi non discriminiamo nessuno, soprattutto perché c'è spazio per tutti, anzi noi forse speriamo di essere accolti come noi accogliamo altri. Cioè, non esiste una comunità LGBTQI asterisco, esiste una comunità, e noi siamo una comunità di persone che sperano con tutte se stessi, dico io, di vedere un giorno non lo so, un mondo che non faccia delle caselline. Io richiamo sempre un altro libro che è molto bello di Mirella Izzo, che si chiama Le gabbie dei generi, ed è molto importante, perché io non voglio essere incasellato nella casellina G. Io sono una persona, il fatto che ami Marco è una cosa che come dire, mi fa piacere, però io non è che tutta la vita no. Però io dico, non faccio parte degli alcolisti anonimi, che voglio piacere, sono Riccardo e sono gay, cioè questo lui lo fa, lui dice piacere, sono Silvio e sono gay, vabbè, ok, alcolisti anonimi LGBT. Lui per me è l'alcolista anonimo gay. Vabbè, ci può stare. Comunque è questa la cosa bella, secondo me, che riusciamo... Anche quello rientra nella varietà. Ah sì, la varietà umana, sì, assolutamente, lui è molto vario, assolutamente. Io penso questo, sai, mi hanno ispirato anche molti film che ho visto, tipo Wong Fu, Grazie to Julie Newman, che è un film favoloso, Priscilla. La cosa che secondo me ci contraddistingue è, qualunque cosa ci possa capitare, noi ci rialziamo. E ci rialzeremo sempre. E quello che io voglio dire alle persone, anche ai ragazzi che subiscono bullismo, non siete soli, rivolgetevi alle associazioni, avete internet, cercate, perché se cercate sicuramente riuscirete a trovare, ma soprattutto cercate di smorzare i toni. Quando qualcuno vi offende, io ho sempre cercato di rispondere anche con l'ironia e il sorriso, e poi ho saputo che comunque la famiglia non è fatta dal sangue, la famiglia è fatta di tante persone che si ritrovano e scelgono di fare una famiglia. Lo diceva poi d'altro canto anche Giuseppina Adelfa, è l'amore che crea una famiglia. Quindi invece di, nel nostro sangue non è sangue rosso, blu o rosso blu, che è sicuramente rosso blu, è il nostro, il sangue arcobaleno. Sì, lo so, quello si lancia, sicuramente ci uccide. Anna Maria D'Andrea è pericolosa. Mi lancio se c'è un catanzarese.
Vabbè, dai, non possiamo discriminare nessuno, eh? Non possiamo discriminare nessuno. Se questo no, non mi lancio perché il peso al poverino. Disgraziato. Abbiamo Anna Maria D'Andrea che comunque potrebbe difenderci contro qualunque persona. Ma solo perché faccio parte di un'associazione, se mi dai 2 minuti. Polis aperta. Io ovviamente. Ma qua a livello istituzionale. Ma io penso che adesso ci sarà anche lo spazio per le domande dal pubblico, quindi penso che ognuno potrà. A questo punto io mi taccio perché comunque penso di aver detto abbastanza. Io te ripeto, ringrazio nuovamente Lavinia, Silvio, Francesco e ovviamente il bistrò caffè letterario dell'Acquario dove ci troviamo. Ringrazio Leo Sarcighei perché non è un'entità astratta, è fatta di persone ed è bello che comunque esista e ci sia. Vi ricordo che c'è Pride quest'anno, quindi preparatevi psicologicamente, comprate tutto quello che c'è di arcobaleno, approfittate adesso, quindi ok, anche se è giusto vedere i colori rosso blu, mi auguro, perché il lupo circolava, c'è sempre. Assolutamente. L'anno scorso c'era anche La Terra di Piero con Sergio Crocco, quindi lo possiamo anche dire, ma io sono sicuro che quest'anno sarà un altro Pride favoloso. Io sicuramente ci parteciperò, ovviamente non mi tiro indietro perché a dove devo andare, assolutamente. Quindi, a questo punto passo la parola alla mia bellissima moderatrice. Devo passarla a Silvietto. No, allora passo alla moderatrice. Ok, ecco, fa un appunto. Sì, stavo pensando solo a una cosa: perché libri come questo e testimonianze come quelle di Riccardo diventano veramente strumenti sociali? Perché nel libro leggerete, come diceva Francesco, che c'è stata un'evoluzione sui temi LGBT all'interno del nostro territorio calabrese. Però il paradosso è che, come è successo in Spagna e come è successo in Francia qualche anno fa, dopo l'approvazione delle unioni civili, della legge sulle unioni civili, l'omofobia è quadruplicata all'interno dei paesi. Addirittura in Spagna è aumentata del 10 volte in più rispetto al grado di omofobia che c'era già all'interno dei paesi. Ecco perché è necessario che ancora Eos Arcighego Senza esista, perché noi speriamo che un giorno non esisterà più Eos Arcighego Senza. Ecco perché è necessario scendere in piazza e fare Pride. Ecco perché è necessario scendere e marciare. Per questo motivo, perché non basta una legge sulle unioni civili, non basta Eos Arcighego Senza, non basta fare il giro all'interno delle scuole, non basta fare manifestazioni dedicate ai temi LGBT, bisogna scendere in piazza e bisogna fare Pride. Grazie. Va bene, direi che siamo arrivati ai momenti degli interventi. Prima di fare intervenire un attimo, avevo promesso un momento di intervento all'associazione 20, perché hanno una lettera da leggere. Quindi chiedere Chiara levato, sì, se vieni qui tutti al microfono la legge, perché è una lettera scritta da un ragazzo per te, per il libro, sì. E quindi te lo spiega. Salve. Aspetta, posso chiedere di mettere sì, guarda, aspetta, così. Guarda, così. Sì, c'è la telecamera. Sì, vai. Sì, guarda. Allora, Venti come associazione si è sempre interessata di diritti civili e, visto che l'attività principale dell'associazione culturale è un blog, ci siamo sempre occupati appunto di storie, riflessioni, opinioni che appunto potessero colpire e interessare. E una di queste storie, soprattutto la storia di Riccardo, è una storia importante che venga condivisa e che ci farà piacere sicuramente ospitare sul blog. Anzi, grazie per esserti prestata all'intervista. In particolare un nostro associato, un ragazzo appunto colpito dalla tua storia, ha voluto scriverti una lettera. Lui non può essere presente perché lavora a Londra, però io adesso sono qui per essere il suo megafono, il suo microfono. E quindi volevo appunto leggertela. I miei genitori mi hanno sempre insegnato che quando si incontra qualcuno per la prima volta bisogna presentarsi. E a differenza di ciò che molti pensano, è importante presentarsi nella propria essenza, in ogni sua minima sfaccettatura. Non solo dalla semplice indicazione del nome, ma con tutto quello che c'è dietro. Ho impiegato 21 anni per iniziare a presentarmi, ma oggi, più forte di prima, mi presento. Sono Luigi Sprovieri, ho quasi 29 anni e sono una persona felice. Sono felice che una realtà come la nostra,
si parli tanto malcontento a volte, si possa intravedere quella luce e quella gioia che mi mancano costantemente qui a Londra. Ma sono felice, non potevo non esprimere un pensiero nei confronti di questo racconto di coraggio, di cambiamento e d'amore profondo. Sono cresciuto con una radicata educazione cattolica, da madre siciliana e padre della mia stessa terra, ma con una voglia di guardare con attenzione e curiosità le differenze. Atteggiamento che 30 anni fa sembrava ancora essere sconosciuto. Ma per quanto il mio background familiare fosse diverso, anche il mio è stato un percorso difficile, pieno di sconfitte, di quelle infinite paure che portano il buio in una giornata di sole. Sta colmo di sensi di colpa, anche quando la colpa in realtà non era altro che una becera conseguenza di quello specchio della mia cameretta che sembrava urlarmi con rabbia ricchione. Da quando un giorno scegli di essere te stesso, quel centimetro di vita lo riprendi pian piano. La musica diviene più forte e la tarantella non si ferma mai. Ti voglio ringraziare, Riccardo, dal profondo del cuore, perché il mio coraggio oggi ha portato frutto nella mia vita, che è ancora strada da fare. Da quell'associazionismo che mi faceva fortemente paura e che dovrebbe insegnare anche ai più giovani lo sguardo dell'eguaglianza, ad un riconoscimento oscuro di me stesso che limitava ciò che sono io, come persona e come uomo, problema che moltissimi hanno e non riescono a superare. Grazie per questa caparbietà, per questa voglia di cambiamento, per questo tuo scegliere di essere libero di volare, perché io a 29 anni vorrei fare proprio come te, sogno di innalzarmi all'immenso e perché no, non avere più paura. Ah, c'è pure la tecnica. Allora, non è facile parlare dopo queste splendide parole di questo ragazzo, che come tanti ragazzi meridionali calabresi fuori dalla nostra terra. Peccato, perché volevo venire qua e fare un po' di casino con lui, che sfotte i cosentini e poi c'ha una parlata catanzarese che fa impressione. E quindi, vista la nostra amicizia con loro, quindi, ti permetti di sposare un ragazzo cosentino, e quindi già solo per questo ti dovresti sentire il più grande uomo della terra, perché Cosenza è una, io dico, una mia amica mi sfotteva, Cosenza è il buco del culo, sì, è il buco del mondo, perché Cosenza è Cosenza. A prescindere da questo, mi fermo al mio, diciamo così, profilo istituzionale, anche se io mi piace scherzare, capito? E porto il saluto del presidente, del direttivo e di tutti i soci dell'associazione alla quale partecipo nella mia vita quotidiana da 23 anni. Faccio il cosiddetto vigile urbano bastardo e quindi sono iscritta dal 2010 all'associazione Polis Aperta, come diceva giustamente Riccardo. Riccardo, io ho mandato, come tu sai, il libro al nostro attuale presidente, un ragazzo di Brescia, un collega della Polizia di Stato, e ho segnato alcune cose del libro che sono, diciamo così, simpatiche, ma anche che mi hanno fatto molto riflettere per quello che era la nostra vita di omosessuali, di LGB e tutto il resto. Io sono l'asterisco, mi piace, dopo che ho letto il post sull'asterisco, il NB, mi sono veramente, io d'ora in poi sono l'asterisco, perché io non mi considero in nessuna di questa categoria, in quanto sono grossa e non riesco a dimagrire, non trovo una fidanzata e nemmeno la voglio, perché sono sposata con mia mamma, quindi sono totalmente al di fuori di ogni cosa, che non sono incasellabile in nessuna casella, né ci tengo. Sono una delle ultime comuniste, e tu sei fortunato oggi che c'è Cosenza, perché sennò a te t'avrei distrutto. Innanzitutto ti devo dire una cosa, complimenti, perché sono i ragazzi come te e i ragazzi come Valerio, che ho conosciuto stasera, e ringrazio Riccardo dell'opportunità, che mi fanno ancora sperare che a sinistra, perché non vi dovete vergognare di questa parola, perché è una parola bella, così come i tuoi compagni più grandi non si devono vergognare di essere stati comunisti, perché in Italia
il comunista ha fatto tanto, il comunista ha sbagliato, e in questo io devo chiedere scusa proprio ai radicali. Quando loro crearono il Fuori, il mio partito era omofobo, e non mi vergogno di dirlo, caro Francesco. Quindi, però, se c'è un partito che ha aperto le braccia ai circoli che iniziavano ad esserci in Italia, è stato il partito della Rifondazione Comunista. Poi siete venuti anche dopo e avete fatto bene. I radicali, caro il mio amico, non sono, sono stati quelli che hanno dato, diciamo così, quella spinta. Quando ci sono stati loro in Italia, io me li ricordo ancora, con le battaglie, quando si presentavano alla Rai TV ancora in bianco e nero imbavagliati, sono quelli che hanno riportato il socialismo, quello che è stato nel 1800 il socialismo, alla fine dell'Ottocento, quello che ha creato le conquiste e i diritti dei lavoratori. E da lì siamo partiti per i diritti di tutti, non ce lo dimentichiamo noi, nessuno di voi ragazzi, soprattutto i ragazzi, quello che è stata l'Italia nel ventennio fascista non deve ritornare più. Ma non perché, siccome io sono da una parte e odio l'altra, io non odio nessuno, però io voglio un'Italia democratica in cui tutti hanno il diritto di parlare, di pensarla come vogliono. Scusate, sono molto emozionata perché quest'ultima cosa mi ha veramente ammazzato, è stata terribile. Questa, l'Italia di oggi a me non piace per questo, c'è un rigurgito contro tutti, tutti contro tutti, non va così. Ragazzi, gli anziani si devono rispettare, ma non perché su Ciubravino, io quando ero giovane, adesso che mi trovo quasi a 60 anni, mi devo difendere, io che faccio paura pure alla mia ombra, io mi devo difendere da chi? Ma tu che capisci? Rimango allibita dalla mancanza dell'educazione, da come questi ragazzi si sentono persi. E mi sembra di essere, dico, ma io ero una selvaggia, cioè io facevo rivoluzioni di ogni cosa e mo' mi trovo quasi a dover dire l'educazione. Non ho figli, non ho mai educato nessuno, eppure mi trovo a capire quelli della mia età. Comunque, Riccardo, grazie per questo libro, grazie alla forza che vi siete dati in tutti questi anni e che date a tutti noi. Continuate con questa cosa. Io volevo solo una cosa riguardando quando la simpaticissima esperienza quando sei andata a Catanzaro alla visita militare. Sono morta dalle risate. Ed è grazie ai radicali, a questi radicali, che lui ha potuto evitare l'allora militare obbligatorio. Mi inserisco su questo perché la nostra associazione è anche, ci sono presenti molti colleghi delle forze dell'ordine. Questi gruppi piccoli nei gruppi grandi sono quelli in cui ancora purtroppo c'è molto lavoro da fare, anche per i trans, ma anche per i gay. Sono poche le persone, noi siamo 5 o 6 quelli che abbiamo la voglia di uscire fuori, quasi tutti i nostri soci non sono visibili, e questo è un limite, è un grosso limite. Però nel nostro piccolo dal 2005, tu lo saprai, abbiamo spronato le varie istituzioni militari delle forze dell'ordine, abbiamo chiesto l'instaurazione dell'OSCAD, che è un organismo che è all'interno della presidenza del Consiglio dei Ministri, per qualsiasi forma di come si chiama, di omofobia o di qualsiasi cosa che nega i diritti di tutti. Questo è già un piccolo, ci sono, io lo dicevo, ti ricordo in un'altra situazione alla mia amica Marta, c'è la possibilità, stanno facendo molto all'interno dei nostri comandi, delle nostre forze dell'ordine, delle forze militari, per aiutare chi è sul territorio a parlare con le persone trans, a parlare con chi viene discriminato nel luogo di lavoro. Quindi tu che fai politica e capisci quello che stai passando, perché ci sei passato anche tu, dobbiamo sforzare di insistere
affinché l'Italia si agganci all'Europa. Io lo so che in Spagna e in Francia, ovviamente, ma perché è la situazione economica che porta a questo. Quando uno è povero, quello che è più povero di lui lo vede come un nemico, Silvio, e non c'è niente da fare, è così. E lo sfruttatore, questo che vuole la guerra fra poveri. Perciò tu dici Spagna e Francia, però là hanno avuto il coraggio, la politica ha avuto il coraggio di non ascoltare la Chiesa cattolica, perché in Europa la prevalenza è quella, e di andare avanti laicamente, cosa che in Italia non si riesce a fare, nonostante ci sia questo Papa. E ne parlavo adesso con il compagno, non ti dispiace, no? Con il compagno Valerio. Approfittiamo della presenza di Papa Francesco, non lo vediamo come un nemico, perché così come speriamo che non si riducano i parlamentari, che non si riducono i diritti costituzionali, questo dobbiamo insistere. Queste associazioni di destra li dobbiamo dichiarare al margine, li dobbiamo fare ritornare da dove sia. Non è possibile continuare così. Quindi questo poi mi ha fatto molto emozionare moltissimo il pezzo dedicato a chi è nel nostro paese, io dico prigioniero politico, che si dichiara prigioniero politico. In che senso? Nel senso che nel proprio paese non ha la possibilità di essere con quel ragazzo iraniano di cui tu hai parlato. Mi ha fatto veramente commuovere, e poi alla fine è stato veramente bello, e te lo dico, quando hai scritto alla fine del libro, non alla fine, ma quando hai raccontato la cerimonia, è stato bello quando hai detto che tutti gli amici sono venuti da voi, non più ragazzi. Cioè, voi in questi 20 anni, tu dici, noi non siamo più i ragazzi di allora, però sono venuti lo stesso, perché questo è stato il momento dell'unione, se no ci saremmo sposati anche prima. Riccardo e Marco, voi due non siete anziani, resterete sempre ragazzi, sempre, perché avete una bellezza che io vi ho trovato, cioè non vi vedo cambiati mai. Tu sei un po' invecchiato, lui è un po' più ingrassato, ma voi siete quelli che io ho conosciuto, e questo libro secondo me spiega questo, che l'amore, ringraziate il Signore, è quello che muove il mondo e non invecchia mai. Quindi voi siete veramente la speranza per tanti, siete la speranza per me, che sono oramai, penso oramai di aver dato, anche in termini politici, che tanto non mi ascolta nessuno, no scherzo, però la voglia me l'avete fatta rivenire di mettermi in gioco, perché purtroppo io ho mamma e quindi non sempre posso essere presente, però sono felice che dopo di me c'è gente che ha voglia ancora di mettersi in gioco e di aiutare gli altri, che è la cosa più bella del mondo, ragazzi, è la cosa più bella del mondo. Non pensiate che siccome aiutate gli altri, che so, proprio è una persona che non vale, non credete né al superuomo né alla superdonna, né a quelli porti chiusi, chiudiamoci, no, la gente, noi siamo fatti per stare con gli altri, purtroppo è così, l'essere umano ha bisogno della società e non c'è niente da fare. Quindi io vi auguro di continuare innanzitutto con altre edizioni di questo libro, in cui parlerai anche della nostra associazione, che hai incontrato più di una volta, innanzitutto non ti permettere più di sfottere il cosendino. No, perché hai scritto Cosendino fra le due. Facciamo fare le domande, Cosendino. E poi niente. Grazie per questo splendido libro e speriamo di farlo conoscere in tutta Italia. Scusate. Grazie. Grazie. Allora, arrivo là sotto. Questo è un intervento molto breve. Arrivo e torno. Ti faccio da valletta. Allora, buonasera a tutti, io sono Francesco. Sì. Buonasera a tutti, io sono Francesco Spadafore e sono il presidente di Italia in Comune Calabria della sezione 25 aprile di Cosenza.
Allora, fondamentalmente, io potrei stare qui a raccontarvi di come il partito si dichiari antifascista, antifascista, antirazzista e assolutamente a favore di qualsiasi tipo di diritto civile, indipendentemente dagli orientamenti sessuali, dalla provenienza, dalla razza, dalla religione professata. Potrei raccontarvi di come il decreto Cirinna, citato da Francesco, sia stato dal nostro presidente Pizzarotti addirittura portato più avanti, dando la possibilità di adottare, di riconoscere la genitorialità alle coppie omosessuali. Però in realtà la questione io credo che sia un pochettino diversa, nel senso che la società civile, compresa quella calabrese, che spesso e volentieri all'interno dei contesti nazionali e internazionali viene giudicata retrograda e arretrata, si trova mille volte più avanti rispetto alla politica. E mi riferisco ad esempio all'epoca del primo Pride, dove io personalmente, quando ancora non ero all'interno del partito, feci una lotta senza quartiere pubblicamente al sindaco di Cosenza Mario Chiuto, che dopo aver dato il patrocinio alla sagra del carciofino fritto di via Pane Bianco si rifiutò in maniera categorica di patrocinare questo evento, derubricandolo a carnevalata. Nel momento in cui tu stai derubricando a carnevalata la voglia, il pride, l'orgoglio di manifestare il proprio essere, le proprie idee, il proprio sentire, rivendicare un diritto civile di migliaia di persone, allora tu probabilmente non sei in grado di governare i tuoi stessi cittadini, perché qua il problema è sostanzialmente politico, perché se la società è molto più avanti rispetto alla politica, allora se siamo ancora qui a discutere di diritti civili nel 2020, quando ancora non dovremmo nemmeno pensarci, allora c'è qualcosa che non va. Per questo io sono assolutamente certo e convinto che questa lotta debba essere fatta senza quartiere, tanto dalle associazioni, tanto dai partiti, tanto dagli elettori, perché io sono veramente contento che hai scritto questo libro, sono veramente contento che questo libro possa essere da sprone a tante persone e d'aiuto a tante persone, perché quelle stesse persone che hanno bisogno d'aiuto saranno quegli elettori di domani, saranno quei politici di domani che faranno in modo di non vivere più dei disagi e delle sofferenze che indubbiamente ancora sono all'ordine del giorno. Quindi io non posso che ringraziarti, non posso che ringraziare le associazioni, e soprattutto, paradossalmente, io spero che queste associazioni perdano il lavoro. Ma lo speriamo anche noi da anni, solo che non se ne esce. Ecco, attenzione, il prossimo Pride non a luglio o agosto, perché si moriva. Grazie. Voglio soltanto dare una precisazione: effettivamente l'importanza dei Pride, il Pride non è solo per le persone della comunità LGBT, il Pride è di tutti, cioè, perché è un diritto, cioè, la difesa di alcuni diritti. Noi pensiamo anche al diritto stesso dei lavoratori, dei lavoratori, giusto? Il primo famoso primo maggio, non è che è una baracconata il primo maggio, si scende in piazza per rivendicare dei diritti o comunque per mantenerli, perché nessuno dei diritti che noi abbiamo acquisito sono acquisiti, perché ce li dobbiamo difendere con i denti. Anche oggi i diritti dei lavoratori vengono pian piano erosi da quello che è, non so, sì, il sistema. Quindi quando noi scendiamo in piazza non facciamo un carnevale, facciamo semplicemente notare alle persone che noi esistiamo. Chi non è voluto venire ai nostri Pride e si è, come dire, escluso, si è escluso alle volte anche, secondo me, cercando di non volere il dialogo con noi, perché noi cerchiamo il dialogo con tutti. Abbiamo cercato addirittura il dialogo appunto con le destre, con le persone che totalmente più diverse da noi, e poi magari ci troviamo degli iscritti a destra che sono gay, perché non esiste l'essere gay sinistra, destra, centro, cioè l'essere gay è gay, punto. L'essere umano è vario, fortunatamente. Quindi io quello che spero è che quest'anno magari l'amministrazione comunale possa decidere di partecipare al Pride in maniera ufficiale,
Lo dico da attivista, lo dico da persona, perché invito chiunque a venire a un Pride, perché non è quello che rimandano i giornali, cioè, o le televisioni, dove inquadrano solo esclusivamente la parte folcloristica, che ci sta e mi piace anche, però dovrebbero inquadrare com'è vivere un Pride al di dentro. Sarebbe bellissimo, no? Un servizio completo dove dall'inizio alla fine si documenta quello che è questo serpentone colorato, questo arcobaleno colorato che si muove nella città, dove tutti partecipano e tutti magari fanno le foto. Ormai quando giravamo, quando abbiamo fatto il primo Pride qua, tutti si facevano i selfie con noi, chiunque, ci fermavano per la strada, perché ormai era diventata una cosa bella, colorata, che non è un qualcosa di sporco, perché l'amore e i diritti, in questo caso, che dobbiamo continuare a difendere, sono qualcosa di pulito e che ci rendono uguali, sotto il punto di vista della legge, nella nostra bellissima varietà, perché noi siamo vari e ci inorgogliamo, dobbiamo vantarci di essere vari e non dire io mi devo incasellare perché tu mi vuoi diverso. No, io non sono né diverso e né uguale a nessuno, ma sono favolosamente vario. Veramente sono una cosa, visto che parlavamo di Pride, per poi continuare con le domande. Quella parte che viene poi, che è quella poi più criticata o comunque la complicata a livello comunicativo e quindi poi più strumentalizzata e definita da Riccardo folcloristica, è secondo me anche la parte più importante del Pride. Non c'è niente di più vero di quando viene definito il nostro corpo come lo strumento politico più importante del quale siamo in possesso, e non c'è niente di più importante di questo strumento politico in un'epoca nella quale il nostro corpo è perennemente sessualizzato dall'esterno. Dall'esterno c'è perennemente qualcuno che tenta di decidere del nostro corpo, della nostra vita, di ciò che dobbiamo farne, di come dobbiamo usarlo, di come dobbiamo vestirlo, di quello che deve succedere nel nostro corpo nella nostra vita privata e pubblica. Nulla diventa più importante di utilizzare questo come uno strumento politico. E in una marcia, che è una marcia che discende dai moti di Stonewall, e discende da quella che è un moto di liberazione e di rivendicazione del nostro essere, noi stessi, al 100%, non importa quello che dicano gli altri, per rivendicare diritti uguali agli altri, a prescindere da chi sono, non può non esserci una rivendicazione del mio corpo come strumento politico per rivendicare la libertà di fare di me stessa e del mio corpo ciò che voglio, perché è il mio corpo come strumento politico da usare in questo tipo di lotte. Per cui non è mai una mera carnevalata come viene definita, ma è una strumentalizzazione di corpi che negli altri 364 giorni all'anno vengono strumentalizzati da altri, però gli va bene. La pubblicità del latte col seno della donna in prima vista, la pubblicità dell'officina col culo in prima bella vista e così via. Lì sono strumentalizzazioni che vanno bene, non carnevalate, noi facciamo le carnevalate. Vabbè. Sì, grazie. È la seconda volta che partecipo a questa presentazione e nel frattempo ho letto il libro e non ho visto l'ora di leggerlo. Mi unisco ai ringraziamenti che già avevo espresso prima sulla fiducia, adesso lo faccio con cognizione di causa. È un libro bellissimo che, come pochi altri, mi ha emozionato. Mi ha emozionato questo, come le lettere di Van Gogh al fratello Theo, che è un altro diario bellissimo, e come me emozionano i libri di Pasolini. Arrivo a Pasolini, è la domanda, è la riflessione, è la domanda che ti voglio fare. Qui dentro parli tu ovviamente anche di esperienze sessuali, normale, e mi parli con la delicatezza, la sublimità, la bellezza, la leggerezza con la quale ne parla Pasolini, pur essendo molto più greve di te in alcune situazioni. Alla fine però c'è una tua considerazione che sarà marginale, o forse l'occasione per poter dire io quello che voglio dire. Scusa, mi aiuti, certo. Perché altrimenti non riesco. Scrivi questo: il sentirsi una sola cosa, pur rimanendo due, è e sarà sempre il mistero dell'eternità. Non sono i corpi, ma le anime. Le nostre si sono ritrovate e non è chimica, né una questione di sesso, ma di amore. Semplice, puro, infinito amore. Ho il dubbio che qui si ripresenti un po' la
purtroppo vecchia dicotomia tra carne e spirito, quella che ha Gorassil e rovina generazione e generazione di persone, quella che è stata sostenuta da tutti i poteri forti, compresa la Chiesa, laddove appunto si cerca di demonizzare la carne, di far sì, lo so che non c'è, però io ce l'ho visto. E a fronte di questo, forse ecco l'occasione, proprio questa, te ne ho parlato nel discorso, per capire come l'esperienza carnale è una celebrazione eucaristica, mi hai detto che scandalizzare la ricerca della libertà, io l'ho gradita molto quella frase, e nessuno si scandalizzi se dico che l'attività sessuale, fisica, l'amore è una celebrazione eucaristica, perché eucaristia vuol dire rendere grazie, ringraziarsi reciprocamente. E mi rifaccio, già te l'ho accennato, a un verso del Vangelo di Giovanni. Io sono molto laico, ma per essere molto laico e molto ferrato bisogna conoscere bene, non dico il nemico, ma insomma, la materia della quale si vuole parlare. Sono 50 anni che me ne interesso, forse pure di più. Giovanni 1,14 dice: il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in noi. Se qualcuno lo conosce questo versetto, ricorderà che la traduzione ufficiale dice: è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ora, è una mistificazione, una traduzione falsa, perché sia il testo greco sia il testo latino dicono in noi. In greco è en, emin, in latino è in nobis, in italiano è in noi. Quindi questo famoso verbo, a prescindere se ci credo o meno, ma comunque fa parte della nostra cultura occidentale, questo verbo si è incarnato in noi, dalla testa ai piedi, passando per gli organi sessuali. Ecco che qualunque manifestazione fisica, corporea, si faccia nei confronti di un altro, con affetto, con mente condivisa, eccetera, è una qualcosa che proviene da quel famoso logos, dal verbo. Poco fa tu dicevi che il corpo è uno strumento politico, certo, è anche, in questi termini, lo strumento attraverso il quale noi possiamo manifestare, riusciamo a manifestare quello che abbiamo dentro. Come facciamo ad esprimere l'amore, l'affetto, la passione, la simpatia? Con un abbraccio, una carezza, un atto sessuale. È quello. E non, il guaio è che culturalmente da millenni siamo stati purtroppo privati della cosa più bella che esiste. La gioia di poter dire: oggi ho fatto l'amore con il mio compagno, con la mia compagna, riferendosi a qualsiasi tipo, ovviamente, di rapporto d'amore. Chiudo, grazie ancora una volta, e confermo che poi te lo leggerai stasera, qualcuno qua l'ha detto, pietre di inciampo, è bellissimo. Grazie a te, ciao. Allora io voglio rispondere ad Angelo, perché voglio spiegare, diciamo, quella frase che ho scritto alla fine. Io penso ovviamente che il sesso è importantissimo, tant'è che nel libro descrivo quello che erano diciamo le mie attrazioni per i miei coetanei all'epoca e quello che ha caratterizzato per me. Ovviamente io cercavo in quel percorso che ci fosse sia il sesso che l'amore. Anche perché per me l'amore è una cosa mentale, cioè io mi innamoro di una persona con la testa, che poi ci faccia sesso, quello ci sta, però se una persona non ti prende proprio con la testa e non te ne innamori al punto di eccitarti proprio con il fatto della sua presenza nella tua vita. Io questo l'ho scritto, adesso lo dico anche per chi non lo sapesse, ero in una fase in cui non ho mai baciato nessun uomo prima di Marco. Marco è stato il primo e unico uomo che ho baciato, perché io volevo che quell'atto, l'atto del bacio, che per me è qualcosa che va al di là del sesso, infatti io il sesso non lo demonizzo perché mi piace il sesso, però il bacio in sé, l'abbracciare una persona, rimanere fermi e baciarsi, per me è l'atto sessuale più bello del mondo. E siccome per me amare significa essere una sola cosa a livello mentale,
sai, la telepatia, il fatto di pensarsi e chiamarsi. Marco lo fa ancora oggi, quindi ancora evidentemente l'ambrecce. È questo quello che intendo quando due corpi si fondono. Si possono fondere e si fondono sicuramente a livello sessuale, e quello è il piacere. Però poi c'è qualcosa che va al di là del piacere, del fatto dell'amore. E l'amore è quello che ti completa dentro. Quando tu sai che ti svegli la mattina con una persona, lo abbracci, oppure la sera ti vai a coricare con lui, lo baci e sai che comunque il giorno dopo lo ritrovi accanto a te e sei l'uomo più felice del mondo. È così. L'unico, l'unità di Platone, insomma. Sì, esatto. Sì, ma poi guarda, non voglio rubare altre parole agli altri, però alle volte vedi, quello che pensano magari le persone dall'esterno è che una coppia gay, una coppia di lesbiche possa essere diversa da una coppia etero. Invece l'amore è amore, cioè noi viviamo una quotidianità così banale a volte nei problemi quotidiani, però abbiamo avuto la fortuna di incontrarci. Questo è una fortuna che non è detto che ce l'abbiamo un etero, non è detto che ce l'abbiamo un gay, non esiste, diciamo, uno standard. Ci vuole culo nella vita. Ce lo diciamo, ok, allora, abbiamo avuto fortuna. No. Domande? Ma io non è una domanda, un ringraziamento a voi, perché ritengo che sia però opportuno portare un punto di vista, perché ringrazio Francesco per l'invito, ringrazio voi per l'opportunità, che è un punto di vista che, diciamo, di una persona che è vissuta e calata, diciamo, in una cultura che è quella che conosciamo, insomma, omofoba, diciamo anche questa, pur essendo convinta, diciamo, di elementi di progressività. C'era la compagna prima, mi è piaciuta molto la signora che ha parlato prima, perché simpaticamente ci ha detto anche alcune cose molto vere. Il punto qual è vero? Che dobbiamo avere la capacità tutti di non rinunciare mai alla lotta per i diritti, ed è un tema questo importante, anche rinunciando a tutta una serie di atteggiamenti che per noi possono essere, come dire, simpatici, scherzosi, ironici, il gusto della battuta, no? Che spesso viene fatta senza cattiveria. Immagino che voi l'abbiate vissuta più volte, al quale magari voi siete anche abituati a rispondere con ironia e con il senso, diciamo, di coglierne appunto gli aspetti della superficialità che spesso avviene in queste cose. E tuttavia c'è un lavoro molto forte da fare anche di educazione, di autoeducazione, perché poi l'educazione è sempre una forma riflessiva su se stessi. In questo senso, uno che viene dal mondo della sinistra come me, che ci ha vissuto, ci è cresciuto fin da quando ero ragazzino, è vera la cosa che dicevo, noi eravamo una forza, parlo del PC, molto agli inizi, molto, molto omofoba, anche se a partire dagli anni 70-80 questa cosa si è andata radicalmente modificando, perché pensavamo sempre che i diritti veri fossero quelli sociali e non quelli individuali, no? Spesso la polemica anche con i radicali era questa, noi pensavamo che un problema era risolvere da marxista, cioè risolviamo il problema della pancia, come sono tutti i problemi, in realtà, come dicevi tu, non è solo un problema di pancia, è un problema anche di testa, soprattutto di testa. È vero l'intero, diceva, come diceva lui. Quindi il punto è, quindi anche per noi fare questa riflessione, che è una forma di autocritica, è non rinunciare mai fino in fondo a dire: io non me lo posso permettere di dire questa cosa, non posso permettermi di fare la battuta, non posso permettermi di dire questa cosa, non posso permettermi di stare dentro questa logica, perché questa cosa può offendere. C'è un film che, e ci finisco su questo, due amici, un bianco e un nero, e a un certo punto sono amici, si vogliono bene, però spesso il bianco chiama il nero, lo sfottero, eccetera, eccetera. Cioè, ma può essere, quando capita con un altro, cioè, ma è possibile che tu ti voglia dire sì,
può sembrarti strano, ma ogni volta che tu me lo dici, anche se io capisco che tu me lo dici per scherzare, io mi sento offeso. E allora questa cosa è un tema su cui noi dobbiamo fare una riflessione profonda, perché la battaglia davvero per affermare e comprendere è una battaglia difficile, perché ti mette in discussione. Ma che cos'è la forza della vita dell'uomo? Sapersi mettere in discussione. Se uno non si mette in discussione non la vince la battaglia. È la vera differenza oggi che si sta delineando tra punti di vista differenti, tra progressisti e conservatori, usiamo questo termine per usare sempre il termine, è proprio questa. Tra chi fino in fondo deve capire che deve mettersi in discussione e mettere in discussione sempre tutto, e chi invece vuole difendersi e chiudersi e pensare che le proprie convinzioni siano migliori degli altri, queste sono quelle degli altri. Quindi questa è la battaglia su cui francamente mi sento di continuare a spendere quel poco di vita che mi è rimasta, diciamo. Spero molto. Parlo storicamente, ma le poche energie che diciamo ancora in questo momento di depressione che continuo, che ho io, Francesco ne conosce l'origine, ma è l'unico motivo per cui alla fine non si voglia rinunciare. Grazie. Voglio partire dalla fine. Secondo me alle volte per superare delle fasi di stallo, tipo di depressione, bisogna frequentare proprio le persone che sono all'opposto molte volte di noi, quindi mescolarsi con l'arcobaleno è una cosa già positiva, quindi già un invito al Pride potrebbe essere. Sono stato anche l'anno scorso. Probabilmente frequentare secondo me le persone positive che ti danno quello è positivo, cioè perché la positività. La mia depressione è un po' più cosmica, comunque. Io sono positivo, penso che cerco sempre di pensare al bicchiere mezzo pieno, questo lo scrivo sempre nel libro, io penso questo, penso che da ogni situazione si ci possa rialzare, bisogna riemergere. Comunque è importante quello che si dice proprio sui termini, perché il linguaggio, lo diceva pure Silvio, ferisce tantissimo ed è una cosa che noi spero che si possa continuare a fare in maniera, cioè abbiamo la musica in sottofondo, in maniera diciamo sempre più ampia, perché quando un bambino a scuola viene bullizzato, ma anche un adolescente viene bullizzato con dei termini che magari si giustifica dicendo vabbè è una barzelletta, è una battuta, invece sono delle coltellate che vengono date, e sono coltellate che fanno male, che minano la coscienza di una persona. Ma vale per le persone della comunità LGBT come vale anche per le persone che sono un po' più in carne, per le persone che sono magre, quelle che hanno un brutto naso come il mio o tutte le altre insomma persone, sì è così, c'ho un brutto naso, addirittura Anna Maria Dendera mi discriminava perché sono della provincia di Catanzaro, quindi si discrimina. Bisogna secondo me cercare veramente di capire che ci vuole cultura della come posso dire, dell'essere tutti parte dello stesso mondo come persone, senza fare delle distinzioni barbare tra voi siete bianchi, voi siete neri, voi siete gay, voi siete donne, voi siete uomini, ma dove? Cioè stiamo andando fortunatamente verso una civiltà multiculturale, multietnica, dove non ci debbono essere differenze, le uniche differenze devono essere semplicemente magari nella cultura che io posso prendere da te e tu puoi dare a me. Dovrebbe esserci veramente una civiltà alla Star Trek, dove tutto è possibile e immaginabile, perché è visto come il progresso dell'essere umano che aspira a imparare e a comprendere l'altro attraverso ovviamente se stesso. Quindi io ti ringrazio, ma c'è molto lavoro da fare e noi penso come associazione LGBT e non solo continueremo fino a quando non ci diranno basta, ma anche quando ci diranno basta andremo avanti lo stesso. Mi volevo relazionare anche alla questione sulla dicotomia, sulla lotta molto spesso presente, che al momento veniva rimandata sul vecchio PC della lotta per i diritti civili e sociali. Purtroppo non è una lotta così vecchia. Tutt'oggi esiste una lotta immaginaria fra diritti sociali e civili per la quale se lotti per una cosa non puoi lottare per l'altra, ed esiste una scala di valori dei diritti e delle discriminazioni per cui c'è una priorità. Basti pensare molto spesso a quello che si vede banalmente sui post più sciocchi della Cosentini, quando c'è un post di una manifestazione
la qualsiasi, sotto compariranno almeno 10 post di persone che ti dicono: ma la sanità, ma la spazzatura, ma le buche, non lo so. E qui stiamo parlando non di diritti sociali civili, ma stiamo parlando delle cose più spicciole, cioè della difficoltà contro la difficoltà. Esiste una scala di valori sempre, c'è un bisogno intrinseco in ognuno di fare una scala di priorità e di seguire la propria scala di priorità, senza distinzioni, senza ragionare quotidianamente sul fatto che siamo delle identità intersezionali. Questa è una cosa che, della quale ultimamente si parla tanto e sulla quale noi stiamo premendo tanto, perché l'essere identità intersezionali fa cambiare completamente il punto di prospettiva. Non siamo solo e unicamente una cosa. Nessuno di noi è solo un lavoratore, o solo una casalinga, o solo un migrante, o solo una lesbica, o solo un gay, o solo un politico, o solo un infermiere, e via dicendo. Nessuno di noi viene intaccato solo da una cosa specifica, da una carenza specifica, da un diritto specifico, da un interesse specifico, ma tutti noi siamo tante identità, tante cose, e attraversiamo nella nostra vita, nelle fasi della nostra vita, tante identità diverse, perché cambiamo identità, cambiamo prospettiva, cambiamo modo di essere su tante cose, per cui dobbiamo essere capaci, dobbiamo comprendere il fatto che proprio questo essere intersezionali deve darci la capacità di interfacciarsi con tante cose, di comprendere che non esiste una scala di valori, ma esistono tanti diritti, tanti bisogni e tante discriminazioni. Tutti i diritti hanno la stessa valenza per essere difesi e per avere una lotta per gli stessi, tutte le discriminazioni devono essere combattute in egual misura e così via, perché finché ci sarà una scala di valori, finché ci sarà un noi e un voi, finché ci sarà una priorità, nulla andrà mai avanti. E purtroppo non è una cosa solo del PC, perché magari lo fosse, saremmo già un milione avanti, ma non è così. Ma appunto dico, magari lo fosse. No, mi sono dimenticata. No, in realtà sì, ok. La vera rivoluzione, secondo me, e poi forse se non ci sono altre domande. La vera rivoluzione secondo me è partire proprio da noi stessi. Io mi occupo di formazione, entro nelle scuole, incontro molti giovani. Ogni volta che facciamo formazione affrontiamo il tema dei pregiudizi e degli stereotipi, l'osservazione e la riflessione che mi viene fatta è: ma noi siamo stati cresciuti così, ma io sono stato cresciuto come maschio, come uomo che gioca col trattore, e io sono stato cresciuto a rispettare le donne in questo modo e a non rispettarle le donne. Ecco, partire da noi stessi significa, come diceva il Signore prima, anche affinare il nostro punto di vista e iniziare a guardare veramente oltre, quindi cadere anche, arrivare anche al concetto di intersezionalità. Amare noi stessi significa cambiare questa società a prescindere dal nostro genere, a prescindere dal nostro orientamento sessuale, se veramente crediamo e vogliamo una società più pulita, più libera e più rispettosa. Altre domande? Nessun altro? Allora direi che andiamo in chiusura, se c'è, direi di lasciare a Dai. Una chiusura direi che la fai tu. Guarda, io l'unica chiusura che posso fare, ripeto, è ringraziare voi, che comunque è un noi, ecco, perché comunque abbiamo fatto tutti lo stesso percorso. Il libro appartiene a tutti voi, cioè non è, io l'ho scritto, ma in realtà è una storia che, come hai detto, chiunque si ci può rivedere, quindi io, questo è il mio augurio, che le nostre comuni battaglie, le nostre comuni sofferenze, le nostre comuni vittorie e quindi riscatti possono dare quella veramente di vedere oltre l'arcobaleno, cioè somewhere over the rainbow, cioè speriamo sempre che le persone che si rivolgano a noi ci vedano come speranza, perché veramente noi crediamo che quello che per gli altri è
impossibile, per noi invece diventa possibile, perché noi siamo possibilisti, quindi noi crediamo in tutti, la tavolozza parlava di Van Gogh, Van Gogh era proprio un visionario, noi forse siamo dei visionari, però meglio essere visionari, avere un'utopia e crederci fino in fondo, piuttosto che rimanere in questa realtà grigia che ci vorrebbe tutti chiusi in una stanzetta buia, invece noi vogliamo uscire fuori e portare l'arcobaleno nel mondo. Per iniziare una cosa. Grazie davvero a tutti, grazie.